Bentornato. Suzuki ha finalmente presentato la V-Strom 1000 di cui tanto si è parlato in questi giorni. E la portata pensavo fosse più simile alla famosa DRB, si era pensato fosse più fuoristradistica, invece ha portato una rivisitazione del precedente modello, con, però mantenendo il circo anteriore da 19 e il posteriore da 17. Il motore sale a 1037 cc da 107 cavalli e 100 Nm di coppia. Qui vediamo la versione XT che ha i cerchi a raggi, è accessoriata in questo caso con le borse, vediamo fanaleria full LED anteriore e posteriore, vediamo ponte di comando, c'è una strumentazione che però non è un TFT, è un LCD più semplice, e questa ha anche le barre. In questa colorazione è veramente veramente bella. Se noi andiamo qua a vedere il modello standard, giriamo, questo è il modello standard della 1050, abbiamo i cerchi in lega su questo modello, vediamo da più da vicino il ponte di comando, guardate la strumentazione, vedete è un normalissimo display. Abbiamo le sospensioni regolabili all'anteriore e posteriore, anche qua 19-17. Quello che fa un po' strano è che Suzuki punti tutto sull'economicità, perché se la si vede bene, guardate le finiture del telaio o del forcellone. Quindi sarà sicuramente una battaglia che Suzuki deve vincere sul prezzo, perché a livello estetico non è paragonabile. Questa, di questa colorazione, dice ancora la sua. La vediamo anche dall'altro lato, accessoriata con i faretti. Vediamo se riusciamo a infiltrarci, c'è qua un casino. In questo momento c'è Rins là, c'è Rins e Mir che stanno parlando. Guardate, vediamo un attimo, facciamo una panoramica di queste plastiche. Molto belli i colori, con le selle blu e grigie su colorazione gialla. Vediamo un paramotore. Motore comunque molto basso da terra, quindi non è decisamente una moto da off-road. Guardate com'è basso da terra. Forse usciamo un attimo. A mio modo di vedere, che la mia opinione non vale niente, però forse un po' un'occasione sprecata, perché si era creato un grande hype su questa V-Strom 1000 con questo richiamo al DR-Big, e sì, è stata aggiornata, ma nemmeno così tanto. Qui, guarda caso, nello stand di Walter Moto abbiamo la precedente 1000, e se voi date un'occhiata a livello cerchi, telaio, sì, forcellone, sarà sicuramente stato aggiornato, ma la base è decisamente quella. Nulla, mi raccomando, iscriviti al canale, mettimi un mi piace se ti è servito, e io adesso finisco di sentire cosa hanno da dire. Ciao ragazzi.